Allora, diamo il benvenuto a Riccardo Esposito di The Lantern Research, il gruppo che ha organizzato il Lugano Fan Forum. Allora, Esposito, come sta andando? Siamo quasi alla fine della seconda giornata. Che bilancio tiriamo di questi due giorni? Sì, sono stati due giorni molto intensi, però credo ricchi di soddisfazione per tutto lo staff che ha lavorato per questo evento, che secondo le aspettative in effetti si chiude con un'importante crescita, si sta chiudendo con un'importante crescita del circa il 25% rispetto all'anno prima, in netta controtendenza con quello che succede un po' nel settore degli eventi in campo finanziario. Quindi il Lugano Fan Forum si conferma essere ancora un evento in crescita, i 1500 delegati che abbiamo avuto l'anno scorso quest'anno si avvicineranno a essere tra i 1800 e i 2000 conteggi finali. Quante società troviamo qui presenti più o meno? Oggi il Lugano Fan Forum vive grazie alla partecipazione e al supporto di circa 85 partner. Li chiamo partner proprio perché il loro sostegno non vuole essere soltanto finanziario, ma proprio di contributo, di contenuti e di servizi che rendono viva questa manifestazione. Camminando qua in giro mi sembra che non ci siano solo partner svizzeri, no? Ci sono un po' società italiane e non solo. Beh, questo vorrebbe essere in effetti un punto di forza dell'evento e di Lugano anche come piazza, come posizione logistica, trovandosi a metà strada fra due importanti centri finanziari come Milano e Zurigo, che però, ahimè, per ragioni forse anche storiche, non hanno mai avuto grossi punti di contatto. Ecco lì che incontrarsi almeno due giorni all'anno in una terra tra virgolette neutra come Lugano può essere un'opportunità anche per allacciare importanti relazioni e sviluppare sinergie. Chi sono le persone che vengono qua volendo tracciare un identikit? Beh, ecco, qui di nuovo credo che questo possa essere uno dei punti di forza della manifestazione, che dalle sue origini ha sempre voluto distinguersi da altri eventi non per i numeri ma per la qualità dei partecipanti, per l'efficacia delle relazioni. Per questo motivo l'evento non è mai stato aperto al retail, ma esclusivamente riservato a un pubblico di professional, di investitori qualificati. Quindi questa è la prima macro identikit. Andando più nel dettaglio, l'identikit del partecipante varia dal family office al private banker al consulente finanziario o promotore finanziario al service provider, che comunque è molto importante perché permette non solo di avere durante l'evento una scelta di fondi di investimento o di strumenti di investimento su cui andare a puntare, ma di avere anche una vasta gamma 360 gradi di servizi a supporto di chi opera in questo campo. Bene, ringraziamo Riccardo Esposito per essere stato con noi e con i lettori, i navigatori di Blue Rating. Grazie a voi.